Essere imprenditrici di un'azienda di famiglia è un mestiere un po' speciale perché un'azienda familiare di solito ha dei valori fondanti molto forti, che sono quelli che poi l'accompagnano nel tempo. Quindi significa rendere questi valori vivi nel tempo, continuare a farli crescere. Una grande responsabilità. Fare impresa oggi richiede un'attenzione forse superiore rispetto al passato. Io dico sempre che è una ricetta complessa, ci sono molti ingredienti e questi ingredienti cambiano in continuazione. La nostra azienda fin dal primo momento ha deciso di operare anche sui mercati internazionali e nel corso degli anni questi mercati sono diventati sempre più importanti e significativi e oggi siamo in 92 paesi. Le sfide che stiamo affrontando ora sono essenzialmente due. La sostenibilità, e siamo diventati società benefit lo scorso mese, e l'altra grande sfida è quella della digitalizzazione. Vogliamo incrementare il livello digitale di tutti i nostri collaboratori. Uno degli obiettivi per il futuro è sicuramente produrre valore, non solo valore economico, che è il fondamento di qualsiasi impresa, ma anche valore di tipo sociale e ambientale. Quello che vorremmo raggiungere è fare in modo che tutti i nostri collaboratori siano felici ogni giorno di lavorare con noi. Questo premio è una bellissima sorpresa che rende onore al lavoro che abbiamo fatto in tutti questi anni. È un premio che sicuramente condivido con mio padre, che è il fondatore dell'azienda, è ancora l'attuale presidente, con i nostri soci e poi ovviamente con tutti i nostri collaboratori italiani che sono all'estero, perché se abbiamo raggiunto questi grandi successi è merito sicuramente del lavoro di gruppo, per cui grazie.